Netoip ha una soluzione unica per tutta la famiglia. Con Family Pack porta la fibra a casa tua fino a 2,5 giga a soli 14,94 € al mese. Abbina a linea fissa e SIM mobile. Tanti vantaggi ti aspettano. Netoip è la soluzione conveniente per tutta la famiglia. Dal 94 Fano Center migliora la vita delle persone, facendole stare bene con se stesse e con gli altri. Un luogo di cultura e di confronto, un centro attivo nel progresso tecnologico. Fano Center conosce e sostiene il territorio e tutto ciò che ha da offrire. Fano Center è il centro commerciale di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Da 23 anni per noi la parola casa significa sicurezza e crescita. Per la famiglia e per il lavoro. Noi conosciamo il valore di entrambi e possiamo aiutarti a trovare il lavoro giusto e il posto ideale dove vivere serenamente. Insieme ti aiuteremo a vendere o acquistare la casa ideale per te, con tutti i vantaggi che il lavoro di agente immobiliare può darti. La casa giusta per te. Costruzioni. Ristrutturazioni. www.edilpierantoni.it. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. Signora, ma chi c'ha a pranzo? La squadra del calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. I mangiarò prima del gialet. Pesce Azzurro Drive. Fatti guidare dal gusto. Guarda chi c'è, continua il suo viaggio nelle Marche per incontrare persone eccellenti della nostra regione Marche e chiacchierare amichevolmente con loro. Siamo al secondo anno, abbiamo incontrato tante persone, io voglio ringraziare tutti voi che ci date continuamente tanti attestati di affetto e di simpatia, senza essere patetico, per questi nostri incontri che grazie alla Zarri Comunicazioni riusciamo a fare e per i tanti personaggi che riusciamo a portare nelle vostre case. Oggi parliamo di artigianato, parliamo di una delle più importanti associazioni italiane dell'artigianato, che è la CNA, e lo facciamo con chi da 26 anni, nonostante molto giovane, è in Confartigianato, che è il segretario territoriale della CNA di Pesaro, praticamente il segretario della CNA di Pesaro, Moreno Bordoni. Buonasera Moreno. Buonasera, è un piacere essere qui insieme. 26 anni, ha iniziato da bambino a far l'artigiano, a stare in confederazione. Come nasce questo amore, questo lungo matrimonio che ha superato le nozze d'argento? Ma in effetti mi fai pensare che più della metà della mia vita l'ho passata in CNA. E quindi assolutamente un grande amore. Posso dire senza nessun dubbio che per me la CNA rappresenta la mia grande famiglia allargata. Lo è stata per il tempo che le ho dedicato, lo è stata per la passione con cui ho lavorato, ma soprattutto per le meravigliose persone che ho incontrato in questa nostra grande associazione. Devo dire che mi riempie di orgoglio questa lunga carriera all'interno della stessa azienda. L'ho fatto anche molto bene, perché lei è molto conosciuto e molto amato in provincia di Pesaro, non solo. Però ce n'è un'altra di passione, che è il calcio. So che è appassionato di calcio e di calcetto. Calcio a 5. Calcio a 5. È una mia grande passione. Lo sport è stata una costante della mia vita.
una costante che ho ereditato da mio nonno che giocava a pallone, a mio padre, io e mio fratello, ho fatto tutta la trafila nelle giovanili della Vispesero fino all'esordio in Coppa Italia in Serie C1. Ci sono belle pagine della mia vita che sono nate dal calcio e che ho cercato anche di trasferire nel mio lavoro in CNA, perché ritengo che quello che si impara, i valori importanti e fondamentali che uno acquisisce nello sport, poi se sei bravo li puoi anche riversare in maniera positiva nel lavoro. Questo assolutamente è una cosa giustissima, la competizione, l'onestà, la sportività. Ha pensato anche qualche periodo, dice, vado a fare il calciatore con l'Avellino, con la Sampdoria, o no? No. Ci sono stati momenti in gioventù in cui ho avuto la possibilità davvero di intraprendere quella carriera, però ho sempre desiderato anche studiare, approfondire, ho deciso di laurearmi, di dare più importanza ad altri valori che poi nella vita mi hanno portato comunque ad essere una persona in questo momento della mia vita soddisfatta. Moreno, prima di parlare di CNA, volevo parlare un po' in generale di queste associazioni di categorie. Viviamo in un momento in cui imprenditori, artigiani, commercianti, tutti hanno le loro difficoltà, e allora quanto sono importanti oggi, o forse quanto sono tornate importanti oggi, perché in passato erano fondamentali. Poi c'è stato un momento di crisi in cui gli associati lamentavano cose, si distaccavano, insomma io tante volte ho sentito dire basta, vado via da Confindustria, no, Confartigianato, loro rubano i soldi, no, rubano, insomma, tanto per... Che mi dice di questa cosa, in generale? Una riflessione molto importante e che condivido, ci sono stati periodi qualche anno fa in cui i famosi corpi intermedi, in cui anche noi veniamo accomunati, i partiti, piuttosto che le associazioni, hanno avuto nell'immaginario collettivo un momento di flessione, ma questo è dovuto anche a un certo tipo di politica portata avanti soprattutto in quel momento da Renzi, che voleva eliminare i corpi intermedi, voleva essere lui direttamente a parlare con l'imprenditore e con i cittadini. Questa è una cosa impossibile, che è fallita clamorosamente e anche le risultanze politiche, a mio avviso, glielo hanno dimostrato. È stato un errore strategico che ha commesso, a mio avviso, devastante, perché soprattutto nei momenti di difficoltà, e parlo di pandemia, parlo adesso della guerra, avere un punto di riferimento come un'associazione è vitale per gli imprenditori. È facile dare le pacche nelle spalle quando tutto va bene, sono capaci tutti. Poi quando ci sono i problemi che nessuno sa risolvere, quando ci sono invece le occasioni che un'associazione ti dà di colloquiare per te direttamente con la politica che decide, e quindi nei casi pandemici di avere la giusta traduzione dei DPCM che arrivavano ogni settimana, la giusta traduzione dei vari ristori che arrivavano, tutta la possibilità con regole che ogni tre giorni cambiavano, con la possibilità di avere un punto di riferimento serio e ineludibile che ha fatto la differenza, e questo lo posso dire con grande orgoglio per quello che riguarda la mia associazione nei momenti duri degli imprenditori. Perché io penso che questo è il vero ruolo che deve giocare un'associazione. Quando c'è qualche problema dobbiamo essere lì pronti a dare la risposta giusta per risolvere. E quindi allora, siccome le crisi sono sempre opportunità, questa è stata anche un'opportunità per mettersi insieme. Quindi lei trova che in effetti in questo periodo queste associazioni sono un riferimento importante. Esattamente, non è un caso che negli ultimi anni la nostra CNA Pesaro Urbino abbia aumentato il numero degli iscritti nonostante le difficoltà. E forse anche tante altre associazioni, sì, da Confindustria in poi. Probabilmente tutti, perché si è vista finalmente, mm-hmm, o forse più che si è vista, si è riconosciuta di nuovo, dopo un momento di appannamento, l'importanza e il fatto di essere fondamentali punti di riferimento. È questo che serve all'imprenditore. Certo. L'imprenditore già fatica a trovare la sua strada imprenditoriale, deve pensare solo a quello. Per chiudere questo capitolo, tutti conosciamo Confindustria, CNA, Confesercenti, Confagricoltura, Confartigianato, eccetera. Cosa fanno in effetti, in 8 secondi, cosa fa in effetti un'associazione? Che servizio dà in effetti un'associazione all'artigiano, al commerciante, all'industriale? Il grande obiettivo delle associazioni, in particolare della nostra, ovviamente posso parlare per la mia, è quello di proteggere l'imprenditore dal momento che apre la sua attività e dal momento in cui invece chiude l'attività. Tutto quello che gli è necessario noi siamo lì a proporglielo, in senso di servizi,
nelle opportunità commerciali ed economiche che ovviamente gli mettiamo a disposizione, perché come dicevo prima è difficile già fare imprenditoria nel nostro paese e quindi gli imprenditori devono fare bene quello, per tutto il resto c'è la CNA. Qualche mese fa è venuto a trovarvi, è venuto in visita qua il neopresidente nazionale della CNA Dario Costantini, è stato un momento importante credo, no? Per Pesaro, per voi, di cosa avete parlato? Fatti no. È stata una bella visita, molto gradita, soprattutto perché era un po' di anni che il presidente nazionale della CNA non veniva a Pesaro, è venuto molto più spesso il segretario generale. E ci ha fatto piacere, è venuto ad incontrare soprattutto i nostri balneatori per il problema che in questi mesi è molto dibattuto delle concessioni demaniali. Siccome dalla CNA di Pesaro Urbino noi esprimiamo il presidente nazionale dei concessionari per tutta la CNA e quindi abbiamo avuto modo di approfondire soprattutto quei temi. Ah, voi esprimete il presidente della... Sabina Cardinali, che è una nostra associata, è la presidente nazionale di CNA Balneatori. Bene, balneatori, noi ci andiamo in vacanza tutte allegre, gioia, è un settore importante e tra l'altro la nostra regione Marche insomma ha una costa importante, quindi ha una ricezione turistica importante. Ci sono problemi? Ci sono tanti problemi perché sono una parte fondamentale del servizio turistico che la nostra regione, ma in generale tutto il nostro paese dà. E quindi imprese strutturate che negli anni hanno fatto investimenti importanti e si trovano nella condizione peggiore per un imprenditore, non avere la certezza e chiarezza sul futuro. L'imprenditore è abituato a pensare a qui a 10 anni, ma quando non sai cosa ti succederà l'anno prossimo, quindi non hai la possibilità di gestire bene la tua impresa, io penso che questo sia il problema più grande in assoluto che può avere una persona che intraprende. E questo fa il paio un po' con la politica, dove un tempo c'era l'Andreotti che durava 30 anni, c'era il Berlinguer che durava 40 anni, oggi invece chi va a governare sa che tra 2 o 3 anni non ci sto più e quindi diventa difficile un po' se il padre di famiglia non programma neanche il figlio, il nipote e la moglie, no? È così, credo. Esattamente, esattamente questo è il problema. C'è bisogno di maggior certezza nel nostro paese, abbiamo bisogno di ritrovare la fiducia nelle istituzioni in primis e io dico anche nelle leggi che devono essere applicate nella giusta maniera per poter garantire l'imprenditore nei rischi che poi si prende quotidianamente, no? Perché intraprendere è un rischio già a prescindere. Abbiamo parlato di problemi di pandemia e credo che dei problemi della pandemia ci siamo resi conto tutti quanti. Facciamo forse un po' più fatica a renderci conto dei problemi che sta creando questo conflitto Russia-Ucraina. Ancora li vediamo lontani, ancora diciamo, ma tanto prima che arrivano qua dall'Ucraina le bombe, qua non ci arrivano. Chiedo scusa se metto tutto un po' sulla profonda leggerezza che mi piace vivere nella mia vita, ma è così, non ci rendiamo conto. Problemi ce ne sono, Bordoni? Sì, al di là ovviamente dell'aspetto umanitario e sociale che diamo per scontato. Al quale siamo molto attenti. Esatto, e quindi diamo per scontato. In realtà io penso che il nostro paese, ma in particolar modo la nostra regione, la provincia di Pesaro Urbino, siano tra i territori più colpiti da questa guerra, economicamente parlando. Perché dice questo? Dico questo perché noi siamo ampiamente esposti in un duplice situazione verso quei paesi. Da un lato rischiamo di perdere milioni e milioni di euro di export diretto, che tra l'altro negli ultimi anni rispetto alla Russia soprattutto era in grande aumento, ma dietro questo dato diretto di export c'è tutto un contoterzismo evoluto che rimane nel nostro territorio, quindi di fatturato che rimane nel nostro territorio che noi rischiamo di perdere. Quindi il dato che noi diciamo del 2021, circa 60 milioni di euro di export diretto della regione Marche verso Russia e Ucraina, rischia di essere quasi il doppio se consideriamo anche il contoterzismo. E in più noi abbiamo la problematica di rimando del costo delle materie prime. Quindi perdiamo fatturato diretto e indiretto e per quello che acquistiamo, se lo troviamo, lo troviamo a prezzi che sono assolutamente improponibili e che già avevano nei primi mesi dell'anno, prima dell'inizio del conflitto bellico, messo davvero a serio rischio
anche la tenuta di molte aziende. E spesso con dei cataloghi con prezzi fermi, quindi devo per forza vendere a questa cifra perché ho un contratto a questa cifra, ma per costruire questo oggetto che ho già venduto a quella cifra, spendo il doppio per acquistare le materie prime. Questo è il vero cortocircuito, credo, no? È un paradosso. Il paradosso delle materie prime, se ben riflettiamo, è stato inizialmente un problema solo italiano. Perché dal momento che è uscito il decreto sul 110%, non si sa perché, subito, immediatamente, i prezzi delle materie prime, soprattutto nell'edilizia e nelle attività affini, era clamorosamente esploso. Poi, perché non ci facciamo mai mancare niente in Italia, no? Quindi con speculazioni imbarazzanti, che avevano reso molto difficile anche l'attuazione vera e propria del 110%, e che infatti ha avuto anche molte modifiche in corso questo decreto, proprio per questi motivi. Poi invece è diventato un problema di materie prime a livello internazionale, in cui non si trovano più le materie prime, quando si trovano a prezzi assolutamente improponibili, che i nostri imprenditori non riescono d'amblè, certo, a riproporre, certo, nel prezzo finale. Certo. E al di là degli aumenti, proprio la capacità di reperire materie prime. Voglio chiudere questo capitolo, prima di una breve pausa, raccontando di un amico imprenditore che poco fa mi diceva che per la prima volta nella sua storia il problema non è più trovare i clienti e quindi non è più vendere, che è un problema storico di tutti, il commerciale, ma è trovare chi a lui vendeva cose, quindi acquistare cose. Credo che sia una cosa storicamente prima volta, no? Penso di sì. E ne ho diversi casi anche nella mia provincia e anche nella nostra associazione di imprenditori che hanno addirittura ordini per tutto il 2022 e gran parte del 2023, ma non riescono ad iniziare i lavori. Voglio parlare di un'importante sfilata di moda e del rapporto di Moreno Bordoni con la Bielorussia, che nasce anche grazie alla moda e a tanto altro qui a Pesaro, organizzato dalla CNA, ma prima voglio ringraziare e salutare dei cari amici che saluto affettuosamente, perché solo grazie a loro e a qualcun altro che tramite Zarri Comunicazione noi possiamo entrare nelle vostre case e farvi discutere e parlare con personaggi di alto livello oramai da un paio d'anni. Ringrazio Netoip, che si occupa di fibra wireless e mobile. Ringrazio Claudia Bonansieri e Giovanna Macri della Remax Orizzonti. Ringrazio l'impresa edile Edil Pierantoni e la CDM Centro Disinfestazione Marche. Tra pochissimo con Moreno Bordoni qui da Pesaro. Netoip ha una soluzione unica per tutta la famiglia. Con Family Pack porta la fibra a casa tua fino a 2,5 giga a soli 14,94 € al mese. Abbina a linea fissa e SIM mobile. Tanti vantaggi ti aspettano. Netoip è la soluzione conveniente per tutta la famiglia. Dal 94 Fan Center migliora la vita delle persone, facendole stare bene con se stesse e con gli altri. Un luogo di cultura e di confronto, un centro attivo nel progresso tecnologico. Fan Center conosce e sostiene il territorio e tutto ciò che ha da offrire. Fan Center è il centro commerciale di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Da 23 anni per noi la parola casa significa sicurezza e crescita, per la famiglia e per il lavoro. Noi conosciamo il valore di entrambi e possiamo aiutarti a trovare il lavoro giusto e il posto ideale dove vivere serenamente. Insieme ti aiuteremo a vendere o acquistare la casa ideale per te, con tutti i vantaggi che il lavoro di agente immobiliare può darti. La casa giusta per te. Costruzioni. Ristrutturazioni. www.edilpierantoni.it. A Pesaro, qui nella sala riunioni della CNA, con il segretario della CNA, Confederazione Nazionale degli Artigiani, dell'Artigianato, per raccontare un po' questo momento non facile, 100
non solo per gli artigiani, ma anche per commercianti, piccoli e grandi industriali. Ne abbiamo parlato già nella prima parte, ma adesso vorrei, Moreno, parlare un po' di cose belle, di iniziative belle che, ahinoi, da un paio d'anni sono ferme, ma raccontiamo un po' di iniziative della CNA, a partire dalla grande sfilata di moda che fate in piazza qui a Pesaro. Come nasce l'idea? Ma nasce circa 15 anni fa nel mio ufficio, eravamo in pochi con un obiettivo ben preciso, volevamo ridare sviluppo, ridare vigore a un settore che stava soffrendo di una crisi enorme, il tessile abbigliamento, in una provincia che invece aveva fatto di questo settore proprio un modo di vivere. C'erano tantissime famiglie nella nostra provincia che avevano le madri, le mogli, le nonne, che lavoravano in un'azienda tessile piuttosto che nel jeans all'interno della nostra provincia. Quando noi parliamo di distretto del Pesarese pensiamo subito ai mobili, invece nell'entroterra ha nominato jeans, c'è un distretto del jeans da Sant'Angelo in Vado a Fossombrone, importantissimo, mi soffermerei 30 secondi. Sì. C'è questo importante distretto che però era storico e che si stava sempre di più disgregando, perché la grande crisi ormai iniziata oltre 20 anni fa di questo settore l'aveva portata praticamente a terminare questa grande avventura. C'era tanta maglieria, c'era tante confezioni nella nostra provincia, soprattutto lavoro al femminile, quindi era anche un grande valore economico per le famiglie, certo, in cui molte donne, molte mamme, molte anche nonne erano occupate in questo settore. Allora abbiamo pensato, come riusciamo a ridare un po' di forza, a ridare un po' di visibilità, un settore che per noi è stato anche socialmente così utile, ha know-how e radici lontane nel nostro territorio questo settore. E abbiamo pensato di provare a creare la più grande sfilata live in piazza, e dopo 3 o 4 anni eravamo diventati la più importante davvero in Italia, con tutto il circuito televisivo di Mediaset. E siamo riusciti a creare, io penso, un bel binomio. Presentavamo le creazioni dei nostri artigiani locali, meglio se giovani, e addirittura gli esordi per dargli un impulso, certo, insieme alle grandi griff nazionali ed internazionali, con i loro capi portati e vestiti da grandi personaggi della televisione e della comunicazione. Questo è stato per 13 anni un successo straordinario. Siete andati anche all'estero con questa iniziativa, perché so che avete fatto in Bielorussia una iniziativa simile, no? Avete esportato la sfilata. Sì, è vero, questa è stata un'iniziativa che in Italia mi ha dato grande prestigio, anche personale, e infatti lo considero come il mio terzo figlio. Cioè, ne è dei modi, è il mio terzo figlio. Mi ha fatto conoscere anche i nostri artigiani qui, e io penso che non sia un caso che qualche anno dopo sono diventato segretario provinciale. E all'estero sono riuscito a portare questo format in Bielorussia, e grazie ai successi di 12 edizioni fatte all'estero, la Bielorussia mi ha proposto 6 anni fa di diventare il rappresentante in Italia della Camera di Commercio e dell'Industria Nazionale loro. Quindi un grandissimo onore, un grandissimo orgoglio che posso dividere con pochissime persone, siamo in 33 penso nel mondo ad avere questo ruolo, e quindi il mio trade union tra imprenditori bielorussi e imprenditori italiani si è sempre più rafforzato. E molti anni fa io partecipai, presentavo questa sfilata in piazza, che era una sfilata dedicata ai sarti pesaresi. Ne abbiamo già parlato, sono due cose completamente diverse. La versione che ha rimesso in piedi lei è un'altra cosa rispetto a quella. Ma l'occasione era per dire che 30 anni fa Pesaro aveva dei sarti maestri sartori di livello altissimo. Ci sono ancora? Sono scomparsi? Non sono due cose distinte, perché proprio prima di iniziare a fare la sfilata abbiamo fatto questo studio. Pesaro aveva un know-how, radici lontane di sartoria, di grandi capacità anche manuali di fare prodotti straordinari, e per rinverdire queste capacità, che adesso sono un po' perse, ce ne sono pochi, in questo momento abbiamo ideato un'iniziativa che ponesse il faro su questo settore che non dobbiamo disperdere. Quindi la vedo tonica e carica per ripartire con questa iniziativa. Adesso non sarà st'estate, ma... Usando una metafora calcistica, diciamo che la pandemia ha fatto una bella entrata a piedi pari sulla la possibilità di organizzare questi eventi, ma se ci sarà di nuovo la possibilità non ci tireremo indietro.
Altri due eventi che CNA fa importanti per il territorio li vogliamo raccontare in chiusura, purtroppo stiamo terminando. È stata una bellissima chiacchierata, mi ha fatto tanto piacere. Anche per me è stata una bellissima chiacchierata. Noi in questo momento stiamo lavorando moltissimo sulla digitalizzazione delle nostre imprese. Stiamo capendo negli ultimi anni che non basta più il passaparola, abbiamo bisogno che le nostre aziende abbiano anche una formazione digitale all'altezza del mercato globale che sta cambiando, e cerchiamo di unire un mix, le capacità che abbiamo di essere in presenza e di far valere la nostra italianità con invece la possibilità di dare uno strumento in più che nel mercato globale, a mio avviso, unito allo storytelling, fa sempre la differenza. Il Made in Italy è sempre Made in Italy. Purtroppo la buona volontà dell'imprenditore che si svegliava la mattina alle 6 per cominciare a lavorare, o dell'artigiano che lavorava la sera fino alle 2 di notte, non basta più, serve andare avanti. I primi anni che andavo ad incontrare gli imprenditori mi facevano una battuta: noi non abbiamo neanche l'insegna fuori dalla nostra azienda, perché era un problema, altrimenti li cercavano, li disturbavano, dovevano entrare la mattina alle 7 e uscivano la sera alle 10 dal lavoro. Adesso questo meccanismo è diverso, abbiamo bisogno di trovare le modalità per cui in tutto il mondo capiscono perché siamo così bravi. Artigiani, agricoltori, imprenditori, tutto è scoppiato negli anni 60, 70, 80, adesso c'è il passaggio generazionale che in alcuni casi è andata bene, in alcuni casi è andata meno bene. Io dico sempre, finché parliamo di agricoltura, il passaggio generazionale lo trovo straordinario. Per quanto riguarda l'imprenditoria, un po' meno, perdonatemi la schiettezza. Gli artigiani come vivono questo passaggio generazionale? Ci sono problemi che noi come associazione cerchiamo di risolvere per i nostri imprenditori. Gli facciamo anche delle scuole precise per imparare a lasciare ai giovani, non sempre solo i figli, quando non ci sono figli, anche ad altre persone che hanno invece voglia di intraprendere l'attività. Il nostro grande obiettivo è non disperdere mai quelle grandi conoscenze che fanno grande il Made in Italy e che dovranno essere anche nel futuro le radici che noi poniamo per poter crescere, perché abbiamo delle condizioni nella provincia di Pesaro Urbino, ma nella regione Marche, per essere noi protagonisti nel futuro. Allora, forse ha anticipato quello che le volevo chiedere in futuro, ovvero, venendo dalla pandemia, vivendo questo momento di guerra, una pillola, una siringata di energia positiva a tutti gli artigiani. Ci salutiamo così. Cosa vogliamo dire? Avanti tutta! Assolutamente sì. Già dopo un anno e mezzo di pandemia i nostri imprenditori avevano ripreso alla grande. I dati dell'export erano straordinari. Sapremo anche ripartire dopo la guerra, perché abbiamo tutte le condizioni per essere la regione che trainerà l'economia del nostro paese. Grazie al segretario provinciale di Pesaro della CNA, Moreno Bordoni. Grazie. Grazie a voi per il gentile invito, è stato davvero un piacere. Guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è qui con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Netoip ha una soluzione unica per tutta la famiglia. Con Family Pack porta la fibra a casa tua fino a 2,5 giga a soli 14,94 € al mese. Abbina a linea fissa e SIM mobile. Tanti vantaggi ti aspettano. Netoip è la soluzione conveniente per tutta la famiglia. Dal 94 Fan Center migliora la vita delle persone, facendole stare bene con se stesse e con gli altri. Un luogo di cultura e di confronto, un centro attivo nel progresso tecnologico. Fan Center conosce e sostiene il territorio e tutto ciò che ha da offrire. Fan Center è il centro commerciale di tutta la provincia di Pesaro Urbino. Da 23 anni per noi la parola casa significa sicurezza e crescita, per la famiglia e per il lavoro. Noi conosciamo il valore di entrambi e possiamo aiutarti a trovare il lavoro giusto e il posto ideale dove vivere serenamente. Insieme ti aiuteremo a vendere o acquistare la casa ideale per te, con tutti i vantaggi che il lavoro di agente immobiliare può darti. La casa giusta per te.
costruzioni, ristrutturazioni, www.edilpierantoni.it. Pesce Azzurro Drive, medica! Sì, buongiorno! Vorrei 18 pasti d'asporto, grazie! Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra del calcio? No, sono in quattro! Quattro, quattro, sette! Ho sbagliato! Sì. I mangiarò prima di Jalet! Pesce Azzurro Drive! Fatti guidare dal gusto!